Fermiamo Squid Game, giochi mortali emulati dai bambini. Questo è il nome della petizione che alcuni genitori hanno pubblicato per chiedere la cancellazione della serie Squid Game dal palinsesto di Netflix Italia, e ha raggiunto già 10.000 firme fino adesso. Perché spaventa tanto Squid Game? Sicuramente Squid Game è violento, ma censurare una serie TV è davvero la soluzione? Ricordiamo qual è la storia di Squid Game. Persone che hanno dei debiti economici vengono praticamente reclutate da un uomo misterioso che dà a loro la possibilità di fare dei giochi. Giochi anche molto comuni, tipo un 2-3 stella. Il vincitore vince. Tutto bello fino a qui. Si gioca, le persone giocano, che problema c'è? Chi perde a questi giochi fa una brutta fine, cioè muore. Questo è il problema, questa è la violenza di questa serie TV. Parlando di censura, dobbiamo dire che Dario Franceschini il 5 aprile scorso ha praticamente abolito la censura nel nostro paese. Cioè praticamente adesso c'è una commissione che stabilisce se un prodotto cinematografico può essere visto da tutti o può essere visto soltanto da chi ha più di 6 anni, da chi ha più di 14 anni o da chi ha più di 18 anni. In sostanza questa legge che cosa ci dice? Ci dice che non è più possibile impedire la visione di un prodotto cinematografico in modo generalizzato a tutti quanti, ma al massimo si può stabilire quali sono le fasce d'età che non hanno accesso alla visione. Voi Squid Game in quale categoria lo mettereste?